Alessia Macari e Oliver Craig si sposeranno. Ad annunciarlo è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello VIP. Ha annunciato sulla sua pagina Instagram che il calciatore del Crotone, dopo poco più di un anno di fidanzamento, le ha fatto la fatidica domanda e la risposta è stata immediatamente un sì. Il post è stato pubblicato in lingua inglese, si sa che è la prima lingua parlata dalla Macari, ed ha ricevuto subito migliaia di like da parte dei suoi fan. La didascalia accompagnava una foto che riprende i due in un momento molto romantico, seduti ad un tavolo a forma di cuore, riempito di cuori petali. Sorridenti, Oliver e Alessia guardano verso l'obiettivo. La storia tra i due è iniziata diversi mesi fa, ma sembra che le cose siano andate subito a gonfie vele, visto e considerato i tempi con i quali è arrivata subito la proposta del calciatore. Si tratta della seconda storia con un calciatore per Alessia Macari, visto che la bella 24enne aveva avuto una relazione con l'irlandese Charan Clark. Lei si diceva ancora innamorata di lui ai tempo del GF VIP, ma dopo una serie di tira e molla, la Ciociara ha dichiarato la loro storia definitivamente conclusa lo scorso novembre. Non è il nostro momento. Ci siamo sentiti ma la sua vita è in Irlanda e la mia è qui. Lo amo ancora, ma devo distaccarmene. Una decisione che deve essere arrivata dopo un cambio di idea repentino, visto che a luglio scorso, in un'intervista, la Cioci aveva scacciato ogni possibilità di matrimonio, ritenendo che fosse ancora troppo presto. Sebbene ammetta di essere innamorata, escludeva infatti che le nozze fossero vicine. Non adesso. Siamo troppo giovani. Lui vorrebbe sposarsi anche subito, ma per me è troppo presto. Non ci crederà, ma irlandesi e tedeschi vanno d'accordissimo. L'ho sempre cercato uno come lui. Siamo uguali. Lui abita a Frosinone e io a Roma, naturalmente, ma quando non siamo in vacanza ci vediamo spesso, non è poi così lontano. Va bene così. Almeno per ora. In queste settimane la Macari si sta cimentando nella partecipazione a tale e quale show, programma che mette alla prova le sue doti di cantante. Perché la Macari, prima di tutto, è questo, una cantante. Cosa che ha precisato anche rivelando un suo desiderio. Diciamo che tale e quale show sarebbe per me la trasmissione ideale. Però, come cantante, punto a Sanremo, come tutti nel mio campo. Chi se ne frega.